John Borno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, benvenuti nel pagellone del calciomercato di gennaio 2021. Prima di iniziare come sempre vi invito a lasciare tantissimi mi piace qui sotto, se molto presto, magari domani o dopodomani volete i 10 migliori acquisti secondo me di questo calciomercato. Prima di partire vi invito inoltre ad iscrivervi al canale e quindi a lasciare tantissimi mi piace, fatemi sapere secondo voi che voto merita la vostra squadra in questo mercato. 3-2-1 e noi partiamo! Atalanta, voto 7. Parliamoci chiaro, l'Atalanta arrivava al mercato con un problema da risolvere, tale Papu Gomez, e questo problema è stato risolto. Il Papu Gomez va al Siviglia, quindi nemmeno se lo troveranno contro. Inoltre diciamo anche che l'Atalanta aveva fatto fatica a trovare l'esterno di centrocampo che fosse il degno sostituto, erano arrivati Piccini e Mojica ed entrambi sono ripartiti, arriva Mele e quindi vedremo se riuscirà a ripercorrere le orme di Castagna. Inoltre grandissima plusvalenza fatta da Diallo Traoré che ha portato all'arrivo di Kovalenko. Non so in quanti lo conoscono, ma tutti quelli che lo conoscono confermano che sarà un fenomeno. Benevento 6. Sia chiaro, sia molto chiaro, il Benevento ovviamente poteva fare di più, però Inzaghi una cosa, una e una soltanto aveva chiesto, un centravanti, aveva bisogno di un attaccante e per me l'acquisto di Adolfo Gaich non poteva che essere utile dal giorno in cui per la prima volta l'ho letto sul giornale. Alla fine il Benevento l'ha preso, si dice un gran bene, ma dovrà dimostrare di essere adatto al nostro calcio. Inoltre parte Maggio che dopo diversi anni lascia il Benevento da capitano, al suo posto De Paoli. Vedremo quello che saprà fare, ma indubbiamente sulla fascia è molto interessante. Bologna 6. 6 perché da quello che ho capito Mihajlovic chiedeva un altro attaccante e questo non è arrivato. In ogni caso sono curioso di vedere Soumaoro, anche se poi oggettivamente diciamo che insomma non è che abbia fatto benissimo in partenza, però sono molto curioso oggettivamente di vedere Soumaoro alla lunga e soprattutto credo che Faragò potrebbe far bene. Partono Calabresi e Dansville. Cagliari 8. Voi direte, ma sei pazzo? No ragazzi, non sono pazzo. Il Cagliari, secondo me, ha fatto un mercato pazzesco, perché oggettivamente i sardi avevano problemi e dovevano riniziare a correre. E come l'hanno fatto? È arrivato Rugani dietro, e sarà utile, insieme a Calabresi e De Jola. È arrivato Asamoah da svincolato, e a centrocampo sono arrivati Duncan e Raja Nainggolan. Tutti calciatori non da bassa classifica. Il Cagliari in questo momento, sì, è in zona retrocessione, ma con i calciatori che ha potrebbe ripartire immediatamente con una repentina risalita in classifica. Crotone 5. Posso dire di non aver compreso appieno il calciomercato del Crotone? Da quello che vedo io, da profano, i calabresi avevano bisogno di tutt'altro. Insomma, il Crotone dov'è che gira soprattutto? In avanti con Simi e Messias. E va bene che Di Carmine è bravo, e va bene che un as darà una mano, ma non puoi limitarti a prendere Di Carmine e un as quando tu hai necessario bisogno di giocatori in mezzo al campo, se non soprattutto dietro. Il Crotone certamente doveva e poteva fare qualcosina in più. Fiorentina 6 e mezzo. Un mercato un po' particolare per la Fiorentina, che perde Cutrone in avanti ma acquista Cocorin, che perde Polla e Lirola ma prende Malquit. Malquit a Napoli quando ha giocato ha sempre fatto molto bene e qua sicuramente avrà più spazio di agire. Cutrone non era per niente negli schemi di Prandelli e forse Cocorin, se si comporta bene, lì sono i problemi, potrebbe rivelarsi acquisto super azzeccato. Genoa 5 e mezzo, non lo so ragazzi, come sempre girandola di mercato per il Genoa. Partono le Rager, Bani, Rovella, Stura, Aroscione, arrivano Sadiku, Portanova, Petrelli, Onguene e Kevin Strootman. Ora, Kevin Strootman alza il volo, se no gli avrei dato addirittura 4 e mezzo. Il problema è che il mercato del Genoa secondo me è impossibile da qualificare. Tanti giocatori, molti di questi che non abbiamo mai visto ad alti livelli, ad esempio Sadiku che arriva dal Varberg, ma anche i vari Portanova e Petrelli che hanno giocato con il contagoccia alla Juventus, o lo stesso Onguene del Salisburgo. Insomma, dare un voto al mercato del Genoa è veramente molto molto difficile. Io parto da 5 e mezzo e poi vediamo che cosa faranno. Inter 6 e mezzo. E voi direte, scusa Sicca, ma l'Inter chi ha preso? No, nessuno in realtà, proprio nessuno. Ma di dare senza voto non me la sento e vi spiego anche perché. L'Inter doveva piazzare Esposito per fargli fare esperienza ed è andato al Venezia. Raja Nainggolan si toglie e va al Cagliari. Dalbert va al Real Valladolid. L'Inter non doveva necessariamente fare mercato, era già ultra competitiva e non poteva fare mercato. Ha provato a prendere Dzeko, ma era praticamente impossibile. Alla fine non è arrivato nessuno, ma qualche esubero si è tolto di mezzo. Juventus
6. Juventus 6 perché ovviamente non prendete il mercato della Juventus a paragone con quello dell'Inter o con quello delle altre squadre. Ogni mercato è un voto a sé ed ogni squadra ha un voto a sé. Non c'è termine di paragone. Alla Juventus do 6 perché gli serviva un calciatore, uno e uno soltanto, a differenza dell'Inter che aveva detto che non avrebbe preso nessuno, ovvero l'attaccante. Ha provato a prendere Scamacca, si è parlato di Llorente, alla fine non è arrivato nessuno per i bianconeri. Hanno preso Rovella a centrocampo e secondo me tanto basta per prendere la sufficienza. È un giocatore che in futuro potrà fare molto molto bene. È vero che manca l'attaccante, ma sono riusciti a liberarsi dell'ingaggio pesante di Khedira, che ha firmato per l'Hertha Berlino. Lazio 6. Fa esattamente quello che deve fare. Gli serviva un difensore centrale, un difensore che mettesse un tappo, e prendono Musacchio. Qualcuno si è lamentato di questo acquisto. Io sinceramente non credo ci si possa lamentare. Musacchio certamente, lo conosciamo, non è un campione, ma per la Lazio potrebbe fare molto molto comodo dietro. Milan 9. Ma davvero ragazzi, c'è qualcuno che non darebbe 9 al Milan? Ora, si è parlato del più e del meno, si è analizzato l'acquisto di Tomori, quello di Mandzukic, quello di Meite, come vi pare a voi? Fatto sta che il Milan innanzitutto si è tolta dagli ingaggi Musacchio, Conti e Duarte, tre giocatori che sono assolutamente esuberi. Ha mandato a crescere Colombo, che qui non giocava mai. Gli serviva un difensore centrale in più e ha preso Tomori. Gli serviva un centrocampista in più perché lì ci stava a giocare a Calabria e ha preso Meite. Gli serviva un vice Ibrahimovic e ha preso Mandzukic. Credo che il Milan, leggendo la tabella del mercato, il mercato del Milan parli assolutamente da solo. Un colpo per reparto, e se si vuole vincere lo scudetto è così che bisogna fare. Napoli 6 e mezzo. Non ho capito se alla fine è ufficialmente fatta per Zaccagni o no, perché se fosse così gli darei anche 7 e mezzo. Per il momento gli do 6 e mezzo, perché la tabella del Napoli in questo momento mi dice 0, nada, Nisba, non ha comprato nessuno. E allora perché 6 e mezzo? 6 e mezzo perché il Napoli aveva un bisogno primario, ovvero quello di liberarsi di Milik, che tra 6 mesi andava in scadenza, e di monetizzare. Ha fatto entrambe, ha perso Milik, finalmente aggiungerei, quindi più che perso ha venduto Milik, e ci ha fatto anche 10 milioni di euro, non male per un giocatore che tra 6 mesi sarebbe andato a parametro 0. Poi aveva sul gruppone Malquit e Llorente, giocatori che non giocavano mai e che sono andati rispettivamente a Firenze e a Udine. Il mercato del Napoli è sufficiente. Parma 7 e mezzo. 7 e mezzo perché finalmente, a differenza del mercato estivo, leggo nomi che conosco. E sì, arrivano anche nomi che non so da dove vengano, sinceramente, tipo Bangala, tipo Marzetic, tipo Longo, tipo Tannor, tipo Zagaritis, mi sembra, non lo so, di giocare all'attacco dei giganti. Però al di là di questo arrivano nomi che si conoscono. Poi bisognerà capire se saranno figure o figurine, però sono nomi che si conoscono. Al centro prende Bani, sulla fascia prende Conti. In mezzo al campo arriva Dennis Mann, che era stato molto vicino alla Roma qualche tempo fa e che sembra potersi consacrare qui a Parma. Davanti arriva Zirkzee, che chi segue un po' il Bayern Monaco conosce e sa che può fare veramente bene. Un giovane mischiato all'esperienza, perché al Parma servivano due attaccanti. Prendono Zirkzee, ma prendono anche Graziano Pellè. Curiosa scommessa, torna dalla Cina e vediamo se farà bene. Roma 6 e mezzo. Innanzitutto abbiamo blindato tutti quelli che dovevamo blindare, quindi i vari Villar, Veretout, perché no Pellegrini e Spinazzola. Ma comunque sarebbe stato difficile vederli partire adesso. Fatto sta che comunque la Roma riporta El Shaarawy e prende Reynolds, una scommessa per la fascia. Certo, niente di eccezionale, il voto sarebbe aumentato senz'altro se non avessimo finito il mercato con il problema di Dzeko, sia se fosse partito, sia se fosse rimasto, ma con consapevolezza. Invece rimaniamo così, come il 4 de coppe quando regna bastoni, però secondo me la Roma il 6 e mezzo per il mercato fatto se lo merita. Sampdoria 6. Non dovevano fare niente di eccezionale, la salvezza è praticamente arrivata. Ora non voglio gufarvela, ma secondo me la Samp si salverà facile, e la Samp più della salvezza quest'anno non chiederà. È arrivata la possibilità di prendere Torregrossa, che a me piace veramente tanto e che secondo me potrebbe fare molto molto bene a Genova. Per questo secondo me la sufficienza se la meritano. Sassuolo 6. Sul Sassuolo diciamo che non fa niente di eccezionale. Compra Jefferson Pass, che non so chi sia, torna Brignola a casa e rimanda Ricci a Monza. Al di là di ciò non compra nessuno e non vende nessuno, quindi il 6 è praticamente politico. Spezia 6. Anche lo Spezia faccio fatica a catalogarlo. Certo, vendono i vari Deiola, Mora, Bartolomei, che dovevano partire perché in questo momento non avrebbero aiutato e perché la rosa dello Spezia era molto molto lunga. L'unico giocatore che arriva è Saponara, che contro la Roma sembrava Luka Modric,
ma che quella dopo si è fatta buttare fuori. Non sapremo come si comporterà, non sapremo come giocherà, ma potrebbe dare una mano. In ogni caso lo Spezia non aveva bisogno di nessun mercato stratosferico. Torino, 7,5. Ho visto qualcuno che non era troppo contento del mercato del Torino. Non capisco, non mi adeguo e non mi adatto. Il Torino prende Mandragora, che quando ha giocato ha sempre fatto molto bene, si è dimostrato un ottimo centrocampista, e prende in attacco Sanabria, che conosce bene il nostro campionato, che ha sempre segnato abbastanza e che si parla di lui come un futuro crack del calcio. Perde Meite e qualcuno storcerà il naso, ma Meite, ragazzi, a Torino non ci voleva più stare e stava collezionando una presenza pessima dopo l'altra. Il Torino, secondo me, rimpiazzando il Meite di Torino con Mandragora, fa un affare, prendendo Sanabria in avanti, da una mano a quello che Belotti già sta facendo, ma che con Zazza vicino fa un po' di fatica. Udinese, 5,5. Allora, non l'ho capito, vi dico la verità, perché innanzitutto non capisco perché perdere Mandragora così completamente a caso. Cioè, Mandragora secondo me si poteva tenere, anche perché Gotti spesso ha dimostrato di credere in Mandragora, lo metteva o a partita in corso oppure lo faceva giocare dall'inizio. Perderlo senza rimpiazzarlo secondo me non è sta grandissima mossa. Detto questo, sì, come sempre riescono a trattenere Petto De Paul, però in ogni caso hanno perso Mandragora. Davanti prendono Llorente, ma perdono Lasagna. Non che Lasagna stia facendo benissimo, non che stava facendo benissimo e non che abbia iniziato bene a Verona, però in ogni caso hai perso un attaccante relativamente giovane per Llorente, che poteva essere un attaccante in più ma che doveva andarsi a sommare alla Lasagna. Sinceramente il mercato dell'Udinese non mi ha fatto impazzire. Per concludere, Hellas Verona, 7,5 perché innanzitutto ha trattenuto tutti, da Barak a Zaccagni, passando per Ilic, Tamezze, Faraoni, li ha trattenuti tutti. E questo era il focus numero uno, oltre che ovviamente, non l'abbiamo citato ma ci mancherebbe, Silvestri. Inoltre il Verona fa anche un leggero mercato, prende Lasagna davanti, che per come gioca Juric potrebbe essere davvero importante, ma soprattutto prende Sturaro in mezzo al campo, forze fresche, muscoli e cattiveria, tanto lavoro sporco che potrebbe dare una mano a Ivan Juric. Poi prende Elvius, che sinceramente non conosco. Questo Verona, sia per quello che dimostra sul campo, sia per i risultati che ottiene, ma anche per i mercati che fa, ricorda sempre più, almeno secondo me, l'Atalanta. Questo, ragazzi, era il calciomercato oggi di gennaio 2021, fatemi sapere la vostra con un commento qua sotto, mi raccomando iscrivetevi al canale qualora non l'aveste già fatto, grazie, tantissimi mi piace, buona la Lallene come sempre, ci vediamo in un prossimo video!